Ragazzi, ci saranno i nerf e quindi mi sembra questo il momento più adatto per fare il torneo con Mazerbane. Quindi, per favore, se poteste scrivermi chi può partecipare, sarei molto 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 felice. Più o meno vorrei arrivare almeno ad 8 partecipanti. Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Oggi sono qui per parlarvi del GP che si è appena concluso in Unlimited. E pertanto vorrei farvi vedere il mazzo che ho utilizzato, ovvero il Bat Bloodcraft. Questo sì, è il terzo video su questo mazzo, però è il caso di farlo anche perché poi non lo utilizzerò mai più, credo, visto che il Bat verrà nerfato. Allora, vediamo un po' la lista, vediamo un po' le aggiunte rispetto alla scorsa versione. Ci sono tre fedele della lussuria in più, tre seguaci della lussuria in più. Legame insolubile che ho messo al posto del demone 2-1 che ci aggiunge l'amuleto, che devo dire che questa carta è parecchio parecchio forte. Tre Vanarek e due Flauros. Demone occhio maligno è passato a 2, poi le altre carte che ho torto non le ricordo. Sicuramente maschera della peste, scusate. E sicuramente è una carta che tra l'altro dovrò reinserire, magari togliendo un Seguace della Lussuria e un Necrospettro Irrequieto, almeno in due copie. Poi vedrò se inserire anche la terza o meno. Ma comunque vi ho detto, guardiamoci qualche partita, cioè sono due partite che secondo me sono state abbastanza interessanti. Ho fatto 4-1 alle finali del gruppo A, mi stava andando benissimo finché non ho perso contro Goldenia, che è partito con doppio Goldenia, cioè Goldenia di T2 e Goldenia di T3, e mi ha swingato un casino di danni con i falchi, e aveva ogni risposta a ogni mia giocata. Ma a dettagli, vi voglio far vedere più che altro una partita che effettivamente mi vergogno quasi di mostrare, perché veramente è stata qualcosa di incredibile. Cioè, quasi quasi ve la metto accelerata. No, dai, la commentiamo insieme. È ridicola sta partita. Parto primo contro Bloodcraft, cioè Mirror Match, quindi. Vabbè, lui è un AA2, ma poco cambia. Qua ci sono i fake beginner, quindi. Vabbè, qui direi che Legame Insolubile e Catena Avvinghianti non mi piacciono. Letto di Fiori di Sangue invece lo trovo molto interessante. Quindi speriamo di trovare qualcosa di interessante. Doppio letto di fiori di sangue. E chissà cosa pescheremo. Fedele della lussuria. L'avversario non mi potrà togliere questo fedele. Prossimo turno, quindi ho Flauros. Lui tira Flowerbed. Va bene, ci sta. Qui, come vi ho detto, pingo faccia con l'attacco del fedele. Intanto ho Flauros di T2. Normalissima come cosa. Vabbè, vi ho detto, qua i ping ci sono. Flauros, bam bam bam. Catena Avvinghianti, ottima, perché potrebbe permettermi di evocare un Flauros anche il turno dopo, ma aspettiamo un attimo a vedere. Allora, sicuramente Fedele della Lussuria attacca faccia, sì, c'è Flauros anche di questo turno. Catena Avvinghianti, tolgo il Demonic Ram. Fedele della Lussuria chiaramente pinga. Si attivano i due Flowerbed, evoco un secondo Flauros e qui non ho capito perché l'avversario abbia giocato il terzo turno, perché era ovvio che lui non potesse togliermi queste due 5-3. Fa di tutto, cioè prova a fare di tutto per cercare di vincere, ma chiaramente una partenza del genere non può essere contestata. Doppio Flowerbed di T2 è assolutamente imbarazzante, soprattutto se si ha un modo per giocare Flauros sia di T2 che di T3. E quindi questo è quanto, è veramente stata una god hand e non credo che una partita del genere si possa mai ripetere neanche. Non lo so. Vabbè, comunque passiamo alla partita invece un po' più seria. Questa è contro Dragoncraft, aggro Dragoncraft, quindi il matchup è una merda. Perché semplicemente lui shamaboard, fa danni faccia e io non posso contestarlo molto facilmente. Cioè, poi non aiuta neanche partire secondo. Carte fondamentali sono Vira, sono il demone dell'occhio maligno che dovrò utilizzare fisso con Evolve, però non ho nessuna di queste due carte. Qui lui parte di Goblin, ma per me anche solo ricevere un danno era fastidiosissimo. Quindi gioco Necrospettro Irrequieto, dico va bene, sì, al value trade, però non inizia a swingarmi subito faccia. Lui tira Iela e qui io devo fare o Catena Avvinghianti o Seguace della Lussuria. Catena Avvinghianti chiaramente per rimuovere la 2-2 e poi posso tirare prossimo turno
non lo so, perché lui continua assolutamente a mettere board e quindi inizio ad andare un po' in crisi. Allora, qui devo pescare perché non c'è altra soluzione. Ottimo aver pescato il demone Occhio Maligno perché mi sarà utilissimo di T5, però devo trovare un T4 altrettanto forte. E il problema è che appunto non ho nulla da giocare T4. Ottimo il top deck di Vira che non uso. Bene, vabbè. Gioco Flauros, quindi Flauros mi permetterà di curarmi di 5 punti vita. E qui lui mi tradda Flauros e poi con tutto il resto va faccia. Io devo tirare assolutamente Demone Occhio Maligno e devo pulirgli tutta questa board che sarà veramente troppo, cioè che è stata troppo forte. Vabbè, non sono messo così male, assolutamente. Ho semplicemente 11 punti vita. Vabbè, non sono neanche messo benissimo contando che forte fa 7 danni faccia. Però ci siamo capiti. Vabbè, lui ha filene, quindi fa un turno passivissimo, evolve filene e mi spacca la 5-4. E qui c'è la mia rimonta. Qui c'è la mia rimonta perché ho Vira in mano e niente. Vabbè, e niente, c'ho Vira in mano. Ah, tirerò probabilmente patto di sangue, giusto? Per pescare qualcosa e trovare risposte. E pesco l'amuleto a zero che mi diventa pazzia manifesta. E grazie a questo io riuscirò a raggiungere i 19 punti salute. Quindi diciamo che... Cosa diciamo? Diciamo che sono messo abbastanza bene. Qua lui per togliermi Vira non può togliermela, perché la 5-4 non riesce a fare danni sufficienti, visto che Vira diminuisce i danni subiti di 2, mi pare. E niente, qua metto semplicemente board, metto letto di fiori di sangue, metto necrospettro irrequieto, e qui la situazione si è invertita. Chiaramente sono io a mettere pressione, ho 15 punti vita, lui non può battermi in nessun modo. Certo, Garmir sarebbe stata fastidiosa, ma non ha la seconda, fortunatamente. E qua sono 4, 8, 1, 9 e col bat direi che è abbastanza lethal. Giusto? Sono 8 danni di bat, giusto? 9 danni di bat, va benissimo così. Quindi una partita che comunque è andata bene perché lui non ha pescato tantissimo. Ha pescato comunque delle carte forti. Sono stati comunque molto abili i miei top deck, devo ammetterlo. Quindi questa è la partita contro Dragoncraft che volevo farvi vedere. Quindi un po' mi dispiace che questo mazzo, che è il Bat, vada leggermente a farsi perdere, perché il Bat a 8 con Brody a 7, non dico che sia ingiocabile, ma quantomeno in rotation non so se potrà vedere spazio. In Unlimited... Forse sì, ma forse anche no, perché ora questo mazzo qui è anche debole a Chimera. Cioè non a Chimera, a The Shift. E boh, è stato bello finché è durato. Sicuramente è uno dei mazzi più broken che ha visto piede su Shadowverse. Peccato, ripeto, che non abbiano toccato i midrange Shadowcraft sia in Unlimited che in Rotation, perché quel deck è totalmente sbagliato. Ma che dire, il video finisce qua. Se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un mi piace, passate dal canale Telegram e Discord qua sotto in descrizione e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! L'ho copiata quest'altro, vi piace? Evviva Cristo! Ma bella Cristo! Mitico Cristo! Gesù Cristo!